una postazione di pilotaggio piuttosto anomala. Non ho davanti a me la ruota di timone. Come governarla allora questa imbarcazione, il 72S di Azimut? Beh, dobbiamo tutto all'R&D di Azimut, un centro ricerca dove lavora un gruppo di ingegneri che è riuscito a inventare qualcosa di straordinario, un'evoluzione del normale joystick che permette di ormeggiare l'imbarcazione. Questa leva di comando chiamata UCS, Unit Control System, che non serve soltanto per le manovre in porto, ma anche per navigare. Intanto cominciamo a scoprire quanto è semplice utilizzarla. Basta appoggiare la mano sulla leva e dei sensori percepiscono ogni minima vibrazione e permettono di traslare, ruotare, muovere l'imbarcazione in qualsiasi direzione. Il movimento della mano è impercettibile e questi LED segnalano in che direzione stiamo spostando l'imbarcazione. È sorprendente notare come l'imbarcazione si muova perfettamente nella direzione voluta, pur utilizzando ovviamente le due eliche di propulsione e soltanto l'elica di manovra di prua. L'imbarcazione è dotata di due motori MAN da 1800 cavalli, si tratta di unità turbo diesel a 12 cilindri con alimentazione common rail, doppia turbina, quindi un rendimento ideale massimo a qualsiasi regime, tant'è vero che la coppia è di 6000 Nm da 1200 a 2100 giri minuto. C'è una funzione definita virata servo assistita che aiuta moltissimo le accostate. Osservate cosa succede quando diamo la barra di timone. Un motore scende di giri e l'altro invece sale. In questo modo non soltanto agevoliamo la virata dell'imbarcazione, ma anche il lavoro dei motori, di tutto il sistema di propulsione accade, quello che si realizza anche su un'autovettura con il differenziale, quando la ruota esterna è chiamata a compiere un percorso maggiore di quella interna. In questo caso abbiamo l'elica esterna che spinge di più rispetto a quella interna e noi non dobbiamo fare nulla, ci pensa a tutto il sistema inventato da Azimut. Alla velocità di crociera di 25 nodi stiamo navigando con un consumo di 150 litri di carburante a 1600 giri minuto. Ci siamo allontanati da terra e abbiamo trovato condizioni di mare nettamente più difficili, onde di altezza 1,5 m, anche se piuttosto lunghe, quindi abbastanza semplici da cavalcare con uno scafo che è lungo 22 metri. Sarà il comfort della poltrona o forse le prestazioni di questa carena, ma mi viene voglia di provare a spingere l'imbarcazione, nonostante le attuali condizioni, sino a manetta. Si sente una spinta molto potente, pensate che ci sono ben 8 turbine ad agevolare l'accelerazione dell'imbarcazione, 2 per ogni bancata, quindi 4 per motore e in totale appunto sui 2 MAN da 1800 cavalli 8 turbine che ci spingono in velocità, però non è soltanto sportiva questa imbarcazione, è anche molto confortevole. Si raggiunge in un attimo la massima velocità, 2300 giri minuto, abbiamo il pieno carico e stiamo superando i 39 nodi, 39,5 per l'esattezza in questo istante, insomma un'imbarcazione che davvero non finisce di sorprenderci. L'Azimut 72S è risultata un'imbarcazione sportiva e al tempo stesso confortevole. Tutto questo grazie alle tecnologie che sono state utilizzate per realizzarla. Sovrastrutture di vetro carbonio che la rendono più leggera per poter correre fino a sfiorare i 40 nodi a pieno carico. E poi un sistema di stabilizzazione automatica che comprende il controllo dei flap e il travaso di carburante da un serbatoio all'altro. Il prezzo è di 2.800.000 euro e se volete saperne qualcosa in più potete scrivermi sul blog sul sito yachtandsail.it dove trovate anche una sintesi di questa prova.